Benvenuti allenatori in un nuovo episodio di Quanto Costa la Tua Collezione. Sto sistemando tutta la mia collezione per l'episodio finale di questa serie, che si chiamerà Quanto Costa la Mia Collezione. Tuttavia non sarà l'episodio finale, ma bensì l'ultimo della prima stagione. Vi stavate cagando un po' sotto, eh? Bene. Ora che vi siete ripresi, lasciatemi un bel pollicione in su per supportare questa grandissima serie. E se ancora non l'avete fatto, cosa state aspettando? Mandatemi la vostra collezione sul mio profilo Instagram. Detto questo, prima di iniziare, volevo consigliarvi una cosuccia. Sapete che cos'è questo? È il diario GameStop 2019-2020. Sì, lo so che è agosto, ma se volete portarvi avanti con la scuola, io vi consiglio questo, perché all'interno ci sono io, con il Pokémon Quiz creato ovviamente dal sottoscritto. Beh, provate a risolverlo e poi mandatemi le vostre foto sul mio profilo Instagram. Ah, e ci sono anche altri YouTuber dentro questo diario, ma lo lascio scoprire a voi. Detto questo, possiamo iniziare. Se non vi fosse chiaro, guardate. Se vi serve il diario di scuola, venite da GameStop perché al prezzo di 12,99 c'è il diario con dentro Federic. Ma cosa state aspettando? Dai, che la scuola inizia tra poco. Bravo Federic. Tra l'altro, pochissime ore fa, sul mio profilo Instagram ho messo questa foto. Andatevi a leggere la descrizione perché sono un po' di aggiornamenti molto importanti sul canale. Detto questo, andiamo in direct e andiamo a pescare i fortunati di oggi. Bye 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 bye, chi sarà il primo? Thomas Perina! Questa è la mia collezione, spero ti piaccia. Sei un grande, mi raccomando, continua a portare contenuti di alta qualità come hai sempre fatto. Sempre carissimo, sempre. E mi raccomando, seguimi perché a settembre usciranno delle grandi novità. 3, 2, 1... vediamoci questo video. Che spettacolo, ragazzi! Questo la tocca piano, eh? Ha delle carte veramente a bomba. Mamma mia, bro! Devo starti dietro. Collezione veramente da paura. Non ho fatto nemmeno in tempo a guardarla attentamente perché sei andato troppo veloce. Ma sicuramente quel Reshizard Hyper ha attirato particolarmente la mia attenzione. Carta veramente spettacolare, di un grande, grandissimo valore. Ti lascio un bel cuore e ovviamente ti commento questa volta con la pizza, perché ultimamente ho voglia di pizza, quindi pizza sia. Ovviamente all'interno di questa collezione c'erano altre carte veramente molto interessanti, come per esempio la fuoriserie di Lunala Gold che abbiamo visto verso la fine. Secondo me dovresti aggiungere alla tua collezione anche Mew e Mewtwo GX alleati Hyper, perché sei Charizard. Dai, devi accostarlo a lui per forza in prima pagina. Dario Guidotti. Non è molto, ma spero sia di tuo gradimento. Continua così. Ok ragazzi, dall'anteprima vedo delle ex vecchie molto molto interessanti. Come ha fatto lui ragazzi, mandatemi nuovamente la vostra collezione se me l'avete mandata tanto tempo fa, così da ritornare su in classifica, come ha fatto lui. 3, 2, 1 e vediamocelo. Molto interessanti queste ex vecchie. Ok, abbiamo qualche specie delta. Entei Holo di Neo Revelation e un Dark Dragonite prima edizione della serie Rocket. Vediamo se c'è qualcos'altro. Una Azumarill prima edizione Neo Genesis e un Dark Gengar di Neo Destiny. Ok, molto interessante questa collezione. Mi raccomando, aggiungi anche qualche carta nuova. Lascia un bel cuore e soprattutto pizza e fungo. Pizza con i funghi, oggi va così. Messaggio da Marti Amodeo 06. Ciao Fede, sono Martina e ti voglio far vedere la mia collezione Pokémon. Finalmente ragazzi, una ragazza, vediamo un po' cosa ci ha mandato. Via. Ciao Fede, sono Martina e ti farò vedere oggi la mia collezione. Ciao Martina. Allora, partiamo appunto dalle Prisma, poi abbiamo le GX Promo. Fa tutto lei. Poi abbiamo le GX. Bene così. GX alleato. Fighe. Poi abbiamo le full art con un hyper, poi abbiamo gli allenatori e le fuoriserie. Però poi abbiamo le promo, un po' di promo del McDonald's, della promo di Charizard, poi abbiamo altre promo, diciamo, che c'è anche questo Salamence X specie delta. Ok. Poi abbiamo delle holo, poi delle carte, diciamo, reverse che mi piacciono particolarmente, anche comuni, e qui poi abbiamo appunto le carte specie delta del mazzo di Salamence.
Ciao. Ciao Martina, vedo che hai preso proprio il via, devo dire, eh. Ti hai illustrato tutta la sua collezione e l'ha fatto meglio di me. Quindi solo applausi per Martina, ti lascio un bel cuore, veramente collezione top. Non so da quant'è che collezioni, ma si vede che comunque ci metti impegno. Ti lascio anche a te una bella fetta di pizza e una fiammella per accendere il collezionista che è in te. Ok, dopo questa posso anche andare avanti. Tommaso Fugolo. Ciao Federico, mi chiamo Tommaso e ho 12 anni. Questa è la mia collezione di carte, spero che ti piaccia. Sei un grande, continua così, pollice all'insù. Se lo fai vedere in un video potresti salutare i miei amici Angelo, Samuele, Riccardo, con la K, e Nicola. Ciao e grazie. Ciao ragazzi, ciao amici di Tommaso. E queste sono le mie carte di Yu-Gi-Oh! Ah, mi ha mandato sia Yu-Gi-Oh! Che Pokémon. Ma noi ci guardiamo prima Pokémon, vai. Ok, abbiamo tutti gli Arceus. Fighissimi. Ok, Groudon, Dark Dragonair, abbiamo qualche carta Dark e Heatran livello X, qualche carta di evoluzioni, interessante. Ah, ecco, arrivano anche qualche X, qualche Mega X, Deoxys, Raikou, Dragonite. Ok, sembra essere molto interessante, vediamo se c'è qualche bomba. Eccolo ragazzi, di vapori accesi, un Gardevoir ex fuori serie, Gold con i Veltal, veramente molto bello, ma a questo punto mi guardo anche la collezione di Yu-Gi-Oh! Perché sono curioso. Le carte numero, che belle ragazzi, io adoro Yu-Gi-Oh! Ne ho tantissime di carte di Yu-Gi-Oh! Ragazzi, veramente appalate. Arcidemone Drago Rosso, le sincro, i ricordi ragazzi, i ricordi, mamma mia. Di quando andavo al centro sportivo e tiravo fuori il mio drago polvere di stelle. O come direbbe Giorgio Vanni, con il tuo drago di stelle di polvere, ma... dettagli! Veramente ti lascio due bei cuori a entrambe le collezioni. Ovviamente ti valuterò solo quella Pokémon, perché quella Yu-Gi-Oh! Purtroppo attualmente non mi sento in grado di valutarla, perché non sono così esperto quanto Pokémon. Non ho poi così tanto tempo per dedicarmi anche a Yugi. Roberto Tatananni. Ciao Federic, sei un grande. Ho ricominciato grazie a te a ricollezionare carte Pokémon. Ecco la mia collezione. Oh, ma grazie Roberto. Allora, vediamo la collezione di Roberto e il video di venerdì. Vediamo questo qua. Ok, vediamo se c'è qualcosa di interessante. Regice Gold Star. Interessante anche il Jairachi di gioco di squadra. Ottimo per i mazzi, per chi gioca competitivo. E a proposito di competitivo, i prossimi mondiali ragazzi saranno a Londra. E il prossimo anno ragazzi è d'obbligo andare ai mondiali e svaligiare il Pokémon Center. Ma quello lo faremo il prossimo anno. E tra parentesi, a ottobre ci dovrebbe essere anche un Pokémon Center temporaneo a Londra, quindi ci andrò assolutamente sì. Voi ci andrete, scrivetemelo qua sotto nei commenti. Ragazzi, collezione veramente molto interessante, mi sono perso un po' in chiacchiere, ma comunque l'ho vista tutta, veramente un grande. Ti lascio una bella spada, un bello scudo in vista delle carte B. Perché ragazzi hanno annunciato le carte B con i Gigamax, ma che figata sarà. Oh, finalmente altra ragazza, messaggio da Claudia Mozzi. Ciao Federico, questa è la mia collezione di Pokémon, spero la farai vedere in un tuo video. Saluti Claudia. Il primo video è delle mie GX, il secondo di X. Sono tutte mint tranne i Poké Near Mint. Grazie per averlo specificato, via. Oh, vediamo questa ragazzetta. Interessante, anche lei con il tag team di Reshiram e Charizard, fighissime. Beh, ammazza Claudia, eh. Oh, ste ragazzi e te ragazzi hanno delle collezioni niente male, eh. Mamma mia, le ragazze a volte più dei maschi, guardate che roba. E non si dica, non si dica che le ragazze non collezionano carte Pokémon, perché è una gran cazzata. Bravissima, veramente bravissima Claudia. Ok, vediamoci subito il secondo video di Claudia con l'album di Zeraora. Abbiamo qualche Mega Full Art, abbiamo qualche Mega X normale, Sylveon, Flareon, Jolteon, Vaporeon. Oh, hai tutte le Evolution, fantastico. Virizion, Yveltal, qualche X, Shaymin in entrambe le forme. Bene, molto molto bene. Volcanion fuori serie, Gold di vapori accesi. Oh ragazzi, Claudia spinge, eh? Guardate Claudia come spinge con la sua collezione. Veramente fantastica Claudia. Bravissima, ti lascio un bel cuore qui e ti rispondo con le stelle. Tante belle stelline. Devi prenderti una Gold Star da aggiungere alla tua collezione, per forza. Hai capito queste ragazze? Hai capito ste ragazzette che collezioni hanno? Però... collezione di Baleteo 17. Ciao Fede, sono Matteo, ho 8 anni e questa è la mia piccola collezione. Vediamola subito. Vai! Fede, ti farò vedere la mia piccola collezione.
Mi chiamo Matteo e ho 8 anni. Perfetto! La tocca piano, eh? La tocca piano, Matteo! Attenzione, perché Matteo, ragazzi, qui... Ah! Bravo, bravo, bravo! A soli 8 anni, io, se avessi avuto quelle carte... Magari. 8 anni, ragazzi. Non c'avevo niente. Che spettacolo! Grande Matteo! E abbiamo anche... A coreane. Ho visto alcune coreane, Matteo. Il mio consiglio è non collezionare carte coreane, anche se vedi che costano di meno. Ma non le collezionare, perché non valgono nulla, ma proprio 0000000. Quindi se hai la possibilità, piuttosto ti compri un pacchetto anziché 10. Ciao Fede! Ciao, ciao Matteo! Un bacione a Matteo, ragazzi, che è veramente un grande. E a Matteo invece gli lasciamo la bandiera inglese, ragazzi, gli lasciamo. Anche così da invogliarlo a comprare le carte inglesi a sto punto, rispetto alle coreane, ok? E come ultimo video di oggi abbiamo Pokémusso 90 che ci vuole fare invidia con la sua collezione da paura, ragazzi. Lui ha qualcosa di strepitoso, io non lo so. Cioè, è meglio questa di una Batcaverna. Cioè, ragazzi, ma vi rendete conto? Cioè, io voglio farvi vedere un po' la sua collezione. Adesso mi aveva detto questo ragazzo che aveva messo su tutte queste mensole con armadi interi di cose Pokémon. Insomma, robe fighissime. Cioè, guardate, io non credo nemmeno di riuscire a valutarla una collezione simile. È impossibile. Oddio, che bello, ragazzi! Quello per fare i Pokémon gommosi, no? Con i liquidi. Quello che si usava da bambino. Oddio, che bello. Il Pokémon Forno. Com'è che si chiamava? Non mi ricordo più. Però era figo. Che spettacolo. Mamma mia, ragazzi. No, non posso valutarla. È impossibile. Ragazzi, è impossibile da valutare questa collezione. Cioè, anche perché ci sono cose nascoste dietro altre cose nascoste. Cose dietro, Cioè, ma sei un pazzo. Ma tu sei un pazzo. Ragazzi, averci i soldi sua. Ma te, guarda quante roba chiusa! Ma che spettacolo! Quel cappello ce l'ho anch'io, ma solo il cappello. Sì, esatto, si chiamava la fabbrica dei Pokémon, non il Pokéforno. Questo, ragazzi, me lo sono inventato. La fabbrica di Pokémon che avevo anch'io, era spettacolare. E tu poi hai questa roba. Questo logo qui, ragazzi, Pokémon Trading Card Game, che si illumina di blu, che veniva praticamente appeso agli eventi. Lo sto cercando da una vita, da una vita. È rarissimo. Poco tempo fa ce n'era uno su eBay in vendita... $450 se non sbaglio. Ma era veramente spettacolare, ragazzi, spettacolare. Mamma mia. Purtroppo non sono riuscito a prenderlo perché ho perso l'asta, però. Ragazzi, ma questo che collezione c'ha? Ma è assurdo. No, però quel logo, ragazzi, lo voglio. Lo volevo appendere là dietro, sarebbe stato fantastico, vi giuro. Oh, continua, continua la sua collezione, ragazzi. Non finisce qui, c'ha veramente di tutto. Guarda, ma cioè, non è che poi ne ha una di bolle. Ne ha due, tre, quattro uguali, tutte chiuse. Cioè, incredibile. Oddio, tutte le guide. No, la voglio io. Questa stanza la voglio io. Cioè, ragazzi, guardate che spettacolo. C'ha tutte le collezioni chiuse. Qualche carta PSA buttata lì. La madò. No, vabbè, c'ha anche set base. Tutte le cose del set base chiuse. No, ragazzi, questa collezione è invalutabile. Cioè, è impossibile. Quanto gli sparo? Quanto posso sparare una collezione simile? Mazzi della Skyrage e dell'Aquapolis chiusi. Mamma mia, quanto è bello questo. Tra l'altro sto ragazzo già me l'aveva mandato in un precedente video, se vi ricordate. Mi sembra che era tipo il terzo o il quarto episodio di questa serie. E ora ha riordinato tutto in questa super super stanza. Ma non ho parole. Cioè, raga, non ho parole. Cioè, è assurdo. Ma cosa stiamo vedendo? Ma cosa stiamo vedendo? Per non parlare poi di tutte le carte che avrà nell'album. Quindi io non so, ragazzi, quanto possa costare tutta sta roba. Sì, vabbè, ciaone proprio. No, raga, non so, non ho idea di quanto possa costare una roba simile. Boh, 30, 40 mila euro, di più? 50 mila euro, non lo so. Ma tu guarda che storia, c'ha tutti i peluche, ne ha tantissimi. Io me ne vado, ragazzi, me ne vado, mi sento povero. Ma voi vi sentite un po' poveri quando guardate queste cose? Perché io tantissimo. Ah, quelli ce li ho anch'io, stanno là. Ma tu guarda quanti peluche. Ma un botto ce n'hai. Regalamene qualcuno. Uno me ne devi regalare, uno solo. Madò, raga, madò. Che spettacolo, veramente uno spettacolo. E questo dovrebbe essere il video dell'intera stanza. Tutta chiusa, tutta sistemata. Io
quando guardo queste cose mi sento povero tantissimo, ma proprio tanto, ma proprio tanto. My God. Ragazzi, questo episodio termina qui. Anche perché non voglio andare avanti, cioè ragazzi non me la sento, cioè dopo aver visto tutta questa roba per me siamo a posto così. Non ho nulla da aggiungere se non un applauso a Pokemusso90 che alzo le mani, applausi e niente. Ci vediamo nel prossimo episodio di Quanto Costa la tua collezione. Io credo che nessuno mi possa inviare qualcosa che può superare questa collezione, perché è invalutabile, probabilmente non metterò nemmeno il prezzo, non ne ho idea, però ci vediamo nel prossimo episodio, ok? Ciao, ciao allenatori.